stata sicuramente la serata più magica, coinvolgente e d'impatto, quella della Notte dei Desideri che si è svolta lo scorso venerdì a Torretti di Fano. Tantissime persone fin dall'inizio si sono riversate lungo la riviera per assistere al lancio di ben 1500 palloncini a LED andati completamente a ruba fin dall'inizio. Poi, verso le ore 23:30, il magico lancio nel cielo dove i presenti hanno potuto esprimere i loro desideri. Quindicimila le persone coinvolte nell'evento, grazie alle feste a tema nei camping e negli stabilimenti balneari, che hanno permesso di trascorrere ai molti turisti, ma anche ai fanesi, una notte diversa dal solito. Di avventura, ho due chiavi per la stessa porta, per aprire il coraggio e la paura. A rendere ancora più magica la notte dei desideri, l'eclissi di luna, che si è oscurata fino ad assumere un colore rosso scuro, come in queste immagini dei nostri reporter di strada. La serata si è poi conclusa con un suggestivo spettacolo pirotecnico curato nei minimi dettagli. Un bel successo collezionato dai ragazzi che ci hanno fatto questo bellissimo spettacolo Ultrasound Eventi e Piro Italy, uno spettacolo veramente emozionante. Questo pescatore dei sogni che doveva andare per forza a pescare il suo sogno, e quindi ci hanno raccontato una storia piena di emozione, ma lo hanno fatto con delle grandi colonne sonore e con un grande spettacolo di fuochi d'artificio. Quindi credo che tante persone mi sono passate davanti, a tutte hanno detto: guarda, questo spettacolo mi ha emozionato. Volevamo parlare di sogni e di desideri e credo che ci siamo riusciti.